Ciao a tutti, oggi vi faccio un video, un progetto diciamo nuovo per me, però con questo materiale qua che vi avevo già fatto il video in precedenza ed è l'effetto acqua. Voglio incorniciare questa foto della mia piccolina, è il cane di mia figlia. E la voglio mettere, la metto, faccio un quadretto così piccolino. Momentaneamente io ho questo, però se, come sapete la Prochima ha anche, mette a disposizione altre cose per farvi gli stampi da soli. Io ho fatto video anche in proposito, per fare lo stampo magari più grande, volete una foto più grande, vi fate lo stampo, prima lo fate con il Degas. Questo e vi fate il prototipo. Poi, una volta fatto il prototipo, vi fate lo stampo con questa che è il GLS Pro ed è una bicomponente. Bene, ora vi faccio vedere come fare, come mettere la stampa dentro la resina. In pratica farò un quadretto in resina con la foto inserita. Allora, prima di tutto ci dobbiamo preparare la nostra resina. Se mettiamo 100 grammi di questo qui, ne dobbiamo mettere 60 di questo qua. Quindi, come facciamo? Io mi peso con la bilancia. Ok. Ora dobbiamo mescolare le due parti insieme. Quindi metto insieme all'altra. E mescoliamo piano, mi raccomando, perché non deve formarsi le bolle, quindi le bolle devono andare via tutte. La mia cornice e vado a colare. Ci sono ancora delle bollicine, vediamo. Ne vado a colare un po' piano per non fare le bolle. Allora, un'altra idea che potete fare, io ora non lo faccio perché
la cornice piccola, però voi se fate una cornice grande potete metterci anche attorno abbellimenti, potete inserire come sapete, nelle resine qualsiasi cosa che volete, fiori, perle e quant'altro, e vengono inglobate. Ora prendo la foto e la metto sopra, piano, cerchiamo di metterla in mezzo. Ora, in questo braccialetto gli voglio mettere un po' di brillantini. Mettiamo, sono sempre della Prochima, vedete? Sono glitter, due glitter ho preso, poi colore giallo e questo è fosforescente, dovrebbe illuminarsi alla notte. Si carica con la luce e alla notte col buio dovrebbe vedersi. Non li ho ancora provati. Mettiamo un po' di questi glitter dentro qua. Ok, poco. Giusto per dargli un po' di luce. Ora prendo lo stampo e vediamo come viene. Questo non lo garantisco. Questo è un esperimento che ho fatto, magari non viene granché, però proviamo. Ora ne ho rimasto dell'altro, quindi prendo un altro stampino. Anche questo è un altro esperimento che ho fatto ed è una perla, vediamo come viene.
Benissimo, sono passati 2 giorni, non sono proprio ancora passate le 72 ore, però è diciamo quasi asciutto. Le ho tolte perché vi voglio fare vedere quello che è venuto. Allora, questo è la croce, vedete? Mi piace tantissimo. L'unica cosa che avrei potuto farla colorata oppure metterci anche quel fosforescente sempre della Prochima. Ed è questo lo stampo che avevo fatto io. Non so se avevo fatto il video, non mi ricordo. Comunque avevo fatto il prototipo con il Degas e poi dopo ho fatto lo stampo e mi è uscito questo, che poi questo avrei dovuto farlo con il rame, ma lo farò perché mi piace molto questa croce. Poi ho fatto i soliti quadrati, perline quadrate e le tonde. Questo l'ho fatto perché mi era rimasta della resina. Poi ho fatto questo pendente qua, non so se si vede, mi piace abbastanza, ma dico, queste sono tutte prove che avevo fatto perché mi era rimasta della resine. Poi questo bracciale qua, di questa misura, mi piace tantissimo perché è tutto sfaccettato, è venuto benissimo, è ancora un po' morbidino perché si deve finire di asciugare. Poi ho fatto questo, che è uno stampo che avevo fatto io. Mi ero fatta la base di un braccialetto che mi ero fatta col Dash ed è venuto così. È da rifinire, però mi piace perché sembra satinato. Mi piace tantissimo. E ha qualche imperfezione, ma una volta che ho limato tutte le parti che devono essere arrotondate, per me è bellissimo questo bracciale. Poi ecco qua la mia perla. Io ho fatto questo stampo, vedete, si apre dentro. L'ho fatto sempre con il Degas, poi mi sono fatta la base col Degas e poi ho ricavato questo stampo ed è venuta questa. Peccato che non si vedano tanto i fiori dentro che ho messo. Però anche questo sembra satinato e mi piace tanto come è venuta. Poi dovrò fargli il buco oppure gli metto un gancio come pendente. Avrei potuto mettere anche il gancio quando era ancora bagnato, ma il prossimo farò così. Vedete? E questo mi piace molto. Anche questa va ritoccata perché bisogna rifinirla. Sono abbastanza soddisfatta perché comunque è una perla proprio fatta da me. Non sapevo come sarebbe venuta. Ed ecco qua invece la foto nella resina. Io ho fatto una prova, non l'avevo mai fatto e devo dire che, diciamo, mi piace, però non proprio al 100% perché adesso andremo a vedere dalla parte dove c'è la foto non è venuta lucida, quindi o metto la foto dalla parte che sta sopra. Oppure, una volta che si è asciutto, posso dare un'altra mano, una mano di lucido, oppure posso dare fare un altro po' di resina e colarla sopra e viene lucida. Ora ve lo faccio vedere, anche questo andrà rifinito, perché come vedete c'ha delle sbavature perché ho mosso lo stampo, ed ecco qua il cane di mia figlia. Così, vedete? Poi dopo ci metterà un gancino da appenderlo al muro. Questa è da rifinire, come ho detto, da arrotondare. E questo, io ho fatto questa misura qui. È chiaro, come ho detto, potete fare anche misure più grandi. Vi fate lo stampo e lo fate grande come volete. Bene.
Questo è tutto. Ah, ecco qua, questo è il quadrato che ho fatto. Ce ne ho un altro più grande, però ho scelto questo. Bene, io questo è tutto. Spero che anche questo piccolo video, questo video vi sia stato di aiuto per avere magari un'idea in più di come usare la resina e tutti i componenti della Prochima. Come ho detto, qui ho usato anche il colore, per esempio, se questo lo mettiamo al buio è fosforescente. Qui ho messo dei brillantini, sempre Prochima. Insomma, ci si può inglobare di tutto. Bene, io vi saluto. E iscrivetevi al mio canale, perché più siamo e meglio è. Ora vi saluto e ciao al prossimo video.